Buona la prima, anzi ottima per il 28esimo Palio dei Rioni di Camaiore, che mercoledì sera poco dopo le 21 ha preso il via allo stadio comunale con la prima delle quattro serate di gare in mezzo al tifo dei sostenitori. Apertura con la tradizionale riconsegna del cencio al comitato Palio da parte del detentore del titolo, il Rione Lido di Camaiore, vincitore nel 2017. Subito dopo i saluti di rito, il via alle attesissime competizioni con la conduzione dell'affermatissimo duo Giacomo Lucarini Andrea Montaresi. Cinque le specialità che hanno animato la prima serata: il puzzle, il bruco, il pit stop, il sacco e naturalmente il tiro alla fune, che ha debuttato nella nuova formula con la riduzione da 7 a 5 dei componenti delle varie squadre per rendere il gioco più competitivo e l'esito imprevedibile. Già arrivate le prime classifiche in due discipline, nel gioco del bruco ha trionfato il Rione Casoli, arrivato primo, seconda posizione per la Rocca e terza per la Pieve. Nel pit stop, che da quest'anno vede l'ingresso di due under 16 per Rione, primo posto alla Pieve, seguito da Marignana e da Pontemazzoli, arrivato terzo. Nella seconda serata del Palio si torna in campo con le bandierine, una delle novità dell'anno, competizione ad eliminazione, che vede tutti i 14 rioni impegnati contemporaneamente sul campo. E poi l'uovo, i trampoli, la secchia e la chiusura immancabile con il tiro alla fune, dritti fino a venerdì e poi a sabato, la quarta e più attesa serata, quella della finale.